Almeno per una volta non è lo stivale il protagonista della grande notte della Serie A. Alla favorita di Palermo va in scena la sfida tra isole, Palermo-Cagliari, Sicilia-Sardegna, un posticipo che mette di fronte le vincitrici della scorsa edizione del campionato cadetto, entrambe al primo posto con 83 punti. Nel posticipo della 16ª giornata Arrigoni, squalificato, manda in panca Katergiannakis, facendo esordire in porta a 34 anni il secondo portiere Jezzo. Nessuna novità invece per Guidolin, che si affida ai soliti nomi, Zauli, osservato speciale. Il Palermo fa gli onori di casa e già dopo 5 minuti va al tiro, la botta di Grosso esce però a lato. Al quarto d'ora è ancora Luca Toni a metter paura al Cagliari, la conclusione è centrale, facile la parata di Jezzo. Jezzo che nemmeno 2 minuti dopo assiste impotente allo scambio Brienza-Toni, tiro di Luca Toni, Jezzo accompagna con lo sguardo la sfera che sfiora il palo alla sua destra. Palermo padrone di casa e padrone della partita, la percussione di Mutarelli fa paura, ancora di più il suo passaggio smarcante per Brienza che fa tutto bene ma è chiuso al momento del tiro dal doppio intervento, prima dei difensori poi del portiere a sventare il pericolo. Il Cagliari già in difficoltà perde anche una delle sue pedine difensive, finisce al 27esimo infatti la partita di Loria, al suo posto Pisano. L'ennesima tegola per il rossoblù scatena il Palermo che al 32esimo passa Zaccardo dalla destra, magia di Toni in area e palla che dai piedi di Zauli finisce direttamente in rete per l'1-0 di padroni di casa. Sponda intelligente e spettacolare di Toni, Zauli è impeccabile per il suo 18esimo gol in A. 4 minuti dopo e la favorita riesplode per il raddoppio, ancora Luca Toni a proteggere bene il pallone, gli dà una mano Brienza che con estrema freddezza batte per la seconda volta l'incolpevole Jezzo. Un portiere, quello della compagine sarda, che nulla può 120 secondi dopo sull'incornata di Luca Toni a fissare il risultato sul 3-0. La punizione di Corini è precisissima e il numero 9 rosanero non può sbagliare. Sbaglia Jezzo invece poco dopo sulla punizione fotocopia di Corini, la palla gli sfugge dalle mani ma né Zaccardo né Toni stavolta riescono a ribattere in rete. Il rosa e il nero sono i colori dominanti dei primi 45 minuti, la spruzzata di rosso-blu la dà finalmente Magic Box, Gianfranco Zola artista dal tocco fine al 43esimo, la pennellata del capitano sardo si stampa sulla traversa ed è questa l'ultima immagine del primo tempo che si chiude con il Palermo in vantaggio di 3 gol. I secondi 45 minuti iniziano in sordina, poi la conclusione di Gianfranco Zola che dal limite dell'area cerca di far male, facile la parata di Guardalben. Il Palermo è pericoloso al 20esimo minuto, Brienza scambia bene con Toni ribattuto dalla difesa, successivo cross di Mutarelli aggancia in area, ancora l'attaccante rosanero che spedisce alto in piena acrobazia. Palermo che sfiora la goleada al 25esimo minuto quando Toni si libera in piena area e prova il tiro, pallone mancato in pieno, prova in seconda battuta Brienza, conclusione da dimenticare. Finisce comunque tra gli applausi la partita di Gianfranco Zola, il suo l'unico lampo di marca rosso-blu nella prima ora di gioco. Non c'è il doppio senso tra Palermo e Cagliari, gli unici a circolare sono i rosa-nero, ancora sull'asse Corini-Toni che di testa vola su tutti e manda la sfera poco lontano l'incrocio dei pali. Dopo 34 minuti del secondo tempo si vede la prima azione del Cagliari, a confezionarla è Suazo che tra una selva di avversari riesce a colpire il pallone e a mandarlo di poco alla destra di Guardalben. Suazo, entrato solo a metà ripresa, è l'unico a metter paura a Guardalben sulla seconda conclusione del numero 9 del Cagliari nel giro di 3 minuti, è pronto stavolta l'estremo difensore di casa. Si sveglia troppo tardi però il Cagliari, Conti da fuori area cerca il tiro, trova la potenza ma non la mira con il pallone che esce alto. E ancora il Cagliari poco dopo a farsi pericoloso sull'angolo, dalla destra Suazo, ancora lui, gira di testa un pallone non necessariamente insidioso. L'ultimo sussulto per il gol della bandiera che non arriva è quello del Cagliari con la testa di Abeon. Sul suo tentativo la mano protesa di Guardalben dice di no. Palermo dominatore alla favorita con la vittoria del posticipo. La formazione di Guidolin sale al quarto posto in piena zona Champions League a 24 punti. I sardi rimangono invece a 22 punti al sesto posto in classifica.